Emendamento Sberna 1.52 a pagina 74 del fascicolo. Avverto infine che sempre per un errore materiale il gruppo Movimento 5 Stelle ha segnalato per la votazione l'emendamento Terzoni 1.80 a pagina 89 del fascicolo in luogo dell'emendamento Mannino 1.1638 a pagina 716 del fascicolo. La Presidenza, in via del tutto eccezionale, consente il cambio di segnalazione. L'emendamento Mannino 1.1638 sarà quindi posto in votazione dopo l'emendamento De Rosa 1.83 a pagina 90 del fascicolo. Ha chiesto di intervenire sul complesso. Allora, prima di passare la parola sul complesso degli emendamenti, c'era il deputato Bragantini sull'ordine dei lavori. Prego, deputato. Presidente, semplicemente una piccola accortezza. Sono stati stampati non so quanti fascicoli di circa 1000 pagine, per dopo dire che ce ne servono solo le prime 107. Forse in futuro converrebbe fare un fascicolo solo con i segnalati e eventualmente, se alcuni non segnalati vengono riammessi o viene cambiato, si unisce un'unica pagina in modo da risparmiare le risorse e anche un po' di ambiente. Grazie. Sì, deputato Bragantini, mi sembra un'ottima osservazione quella che è stata da lei fatta e ci impegniamo come Presidenza ad andare in questa direzione che semplificherebbe il lavoro per tutti oltre a salvare la carta. La ringrazio. Allora, sì, c'era il Presidente Palese che voleva intervenire. Sì, grazie. Su che cosa? Sì, signora Presidente, in merito a quello che poco fa ha detto il collega Bragantini, sì. È anche responsabilità dei gruppi, perché la conferenza dei presidenti aveva già stabilito, vero, contestualmente di dare il numero, di fornire il numero di quanti per ogni gruppo erano assegnati tra i segnalati, visto che era contingentato, e contestualmente di trasmettere sì gli emendamenti entro le ore che adesso non mi ricordo, ma di quelli sono segnalati. Certo, se hanno trasmesso tutto, c'è gli uffici che debbono fare, sono i gruppi che debbono autodisciplinarsi. Grazie. Giustamente, ma questo va in quella direzione, credo che arriveremo presto a accordarci su questo.